Eccoci qua. Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi video un po' speciale perché questa pausa nazionale ci avrà dato anche un po' di tempo per pensare, per ricaricarci, ma soprattutto per, secondo me, anche analizzare quello che è stato, per capire quello che sarà. E quindi ringrazio Luca, il critico calcistico. Grazie a te, Luca. Ciao a tutti. E ringrazio anche Matte e Davom. Vai. Ma posso dire che... Dai. È un bel segnale che generalmente quando noi ci troviamo sempre di gruppo è perché magari prendiamo delle batoste, quindi abbiamo bisogno di fare un po' di qualche terapia di gruppo, no? Invece siamo in gruppo ma per fare approfondimento, no? Quindi un bel segnale forse. Allora diciamo che questa pausa nazionali per il momento non ci ha regalato scandali o robe del genere, quindi possiamo parlare di calcio. No, comunque parlavo di delusioni o batoste di calcio. No, lo so, però in questa pausa nazionale specifica possiamo permettercelo per questo motivo qua. Esatto. Allora, ci saranno due video, uno che uscirà oggi, uno che uscirà domani. E tra l'altro il primo era quello che volevamo fare insieme io e Matte già la settimana scorsa, poi non abbiamo avuto purtroppo la possibilità di incontrarci, è colpa tua, ti assumi le tue responsabilità, e invece il secondo sarà una sorpresa e lo presenteremo dopo. Allora, di cosa si parlerà nel primo? Lo diciamo subito, è un video un po' da nerd, no? Un po' da persone... Come piace a noi. No, beh, allora, a me piace in realtà più guardare la partita. Però poi sono sempre stato innamorato del numero per capire se quello che vedo corrisponde a realtà. Quindi ho fatto una sorta di raccolta dati che ho già commentato sul mio canale la settimana scorsa, ma sono curioso di vedere se voi siete giunti alle stesse conclusioni. E quindi io vi porto quello che è stato il mio, come possiamo dire, il mio lavoro sul recuperare i dati totali di rendimento della Juventus, ma non solo, perché poi li ho spezzati pre e post Sassuolo. Quindi io adesso lascio la palla a voi, se volete vi zoomo riesci anche un po'. Bravissimo. Certo. Sono a telefono, esatto. E così eccoci qua. Quindi ve li lascio commentare a voi. Se volete commentare anche solo il dato relativo banalmente ai tiri, gli XG, e poi andiamo un po' più nel dettaglio, ditemi voi, lascio la piena conduzione a voi. Allora, possiamo partire in quinta perché vai. Questi numeri qua li avevo già visti, no? Cioè, io avevo già seguito il tuo video, quindi qua non c'è niente di nuovo, se no Juve-Cagliari, giusto, corretto? Ho aggiunto Juve-Cagliari, esatto, ho aggiornato esatto. Juve-Cagliari. Esatto, no, allora, tra l'altro se ti ricordo questo video, il tuo video mi era piaciuto talmente tanto che ti avevo anche scritto in privato, per cui riporto qua per condividere con chi ci sta ascoltando quella che era stata un po' la riflessione che avevi scaturito in me. Okay. Cioè che questi dati qua, secondo me, sono molto interessanti perché fanno capire quanto, sì, sotto un certo punto di vista, perché mi ricordo che tu nel video parlavi di come la Juventus post Sassuolo avesse cercato di, come dire, assumere un atteggiamento magari più conservativo, no? Quindi prendiamoci meno rischi a costo magari di ridurre un pochino quella che è la produzione offensiva. E questo sicuramente è abbastanza evidente. Quello che secondo me invece è il dato da sottolineare è come la Juventus, per poter vincere la partita, fondamentalmente non debba prendere gol o comunque non debba andare in svantaggio, no? E quando avevo visto il tuo video mi ero dato da solo una pacca sulla spalla, perché io in tempi non sospetti, andando proprio a vedere anche un po' qualche dato, ma al di là del dato mi ricordo che sul mio canale è andato molto anche a sensazioni, è andato molto a pancia, e io dicevo, la Juve secondo me, se vuole vincere o comunque se vuole fare un filotto di vittorie, stare aggrappata in alto, per quello che ci ha fatto vedere fino ad ora in campo, è una squadra che non deve andare sotto, cioè la sua priorità deve essere quella di non prendere gol, perché io vedo ancora una fatica nella reazione, no, al gol subito, che nel post Sassuolo non abbiamo avuto modo di sperimentare. Non abbiamo avuto modo di sperimentare perché tu, tolto Cagliari, che comunque hai subito un gol, che eri già in vantaggio di due gol, e tu dopo Sassuolo non hai più subito gol. E quindi quel tipo di carattere lì, quel tipo di risposte, quel tipo di reazione lì, fondamentalmente noi non abbiamo ancora avuto modo di testarla. Cioè non possiamo dire che la Juventus sia cresciuta da un punto di vista caratteriale, che quando prende la sberla ha comunque la maturità, la capacità di attutire il colpo, ripartire e ribaltare la partita, no?
e i tuoi dati dimostravano come ci fosse praticamente una relazione uno a uno tra, come dire, i gol, i XG e poi praticamente i gol realizzati e di conseguenza praticamente anche quello che era il rapporto rispetto ai gol subiti, cioè faceva proprio vedere, era esattamente la fotografia di una Juventus che vinceva per 1-0, che vinceva Esattamente. con delle vittorie striminzite. Quindi una conferma, Luca, il critico lo dice, maledetti voi che vi chiamate entrambi Luca, quindi dovrò sempre usare il critico. Il critico lo dice sempre: i dati non mentono, poi sicuramente bisogna saperli interpretare, bisogna saperli contestualizzare, ma i dati dicono la verità. E questi dati qua che tu hai riportato fotografano alla perfezione la Juventus del posto Sassuolo, niente di più, niente di meno. Sì, due dati e poi, che non sono scritti, poi lascio la parola a Luca. La Juve è andata sotto solo in due occasioni in questa Serie A, in queste prime partite, una volta col Bologna, una volta col Sassuolo, e mai ha vinto. E già questo mi sembra un ragionamento sul quale partire, perché poi ci arriveremo nel secondo video, ma la prossima partita è Juve-Inter, e Juve-Inter, per come leggo io questi dati qua, è una partita fuori dalle possibilità della Juventus. Il secondo dato è che per me l'XG è un dato, permettetemelo, io sono anti-expected goal, per me è un dato stupido se preso singolarmente, eppure qua gli XG della Juve dicono la Juve doveva fare 20 gol, ne ha fatte 19, doveva subirne 8, ne ha subiti 7, quindi sono molto veritieri sull'accumulo. Perché dico che sono stupidi? Faccio un esempio, aggiungendo Juve-Cagliari, che era quella che rimaneva fuori nel mio video, la Juve fa 2.6 di XG, vince per 2-1, ma allo stesso tempo la Juve con il gol di Rugani fa tipo 1 di XG sulla traversa di Rugani e 0,8 di XG sul gol di Rugani. Quindi sono 2 XG praticamente al gol di Rugani che ne fa uno solo. Quindi per me è un dato un po' che lascia il tempo che trova. Vai Luca, se vuoi dirmi la tua. No, assolutamente sì. Io vi porto un altro spunto di riflessione. A parte che mi accodo a te per il discorso XG, brevemente, perché non c'è il contesto. Cioè l'XG prende il punto del tiro dal quale parte, poi ci sono alcuni siti che stanno migliorando ancora di Sì, più certo. questo XG, ma è comunque senza contesto. Tu non sai mai se ci sono tre difensori davanti, se il portiere magari è fuori dalla porta, quindi sono d'accordo con te, va preso sempre con le pinze. Una riflessione, discostandomi da quello che dicevate, perché sono assolutamente d'accordo sul discorso della Juventus, del vedere, del provare quello che accadrà quando e se subirà un gol, diciamo, per andare in svantaggio. Quello che mi preme sottolineare è che al di là della produzione di XG, la produzione offensiva della Juventus, da quello che si legge in questi dati nella tabella, facendola leggere a qualcuno che deve preparare, no? Un match analyst che deve preparare la partita contro la Juve tende a produrre abbastanza. È una squadra che è migliorata da questo punto di vista, credo, mi sento di dire. Soprattutto noto una grande differenza. La differenza può essere di due tipi, o in casa o fuori casa, ma soprattutto piccola, media squadra contro grande squadra. Quando si fa un'analisi bisogna sempre un po' escludere, almeno come si fa nella media ponderata all'università, il voto più alto e il Certo. voto più basso lo tolgo. Quindi se vado a ragionare, no, sul tipo di partita preparata, io vedo che la Juventus fa molta più fatica a produrre contro squadre che tendono a gestire maggiormente il pallone, quindi l'Atalanta, il Milan, la Fiorentina. Ricordiamo che quella produzione del Milan arriva da un secondo tempo in superiorità numerica, ma Certo. credo fosse più o meno allineato allo 0-7, se volete, mi prendo la metà. Lo so che non si può dimostrare, ma credo sia, diciamo, paragonabile alla Fiorentina, se volete. Credo che questo discorso possa portare anche a un altro tipo di riflessione, collegandomi a quello che dicevate prima. Io ho la sensazione che la Juventus approcci molto bene la gara, forse consapevole proprio della sua tipologia di calcio, tende ad approcciare alla gara per portarsi quel vantaggio in casa, no? E non andare a rincorrere. Io credo che vedremo due Juventus per tutto l'anno. Magari in partita in casa qualche proposta in più, quindi con l'Inter me l'aspetto, ma io fuori casa, soprattutto contro Big, mi aspetto che la Juventus giochi questo tipo di calcio, che non proponga ma speculi sull'avversario. Invece vedo una Juventus molto più matura nel gioco, nella produzione,
contro le medio-piccole. Questi numeri, secondo me, parlano abbastanza chiaro in questa direzione qua. Questo può essere un altro punto di vista. Invece lo scorso anno tendevi a fare, o nei primi due anni del post Allegri, tendevi a fare, secondo me, ancora più fatica anche con le piccole, approcciavi in un modo non così feroce, non così da grande squadra, lo metto tra virgolette. Prima di continuare il video, e al quale vi chiedo di lasciare un mi piace e un commento, volevo ringraziare gli ultimi abbonati al canale come Mauro, Francesco, Alessandro, Jaco, Federico, Pier, Davide e Michael, che hanno avuto addirittura l'onore di vedere in anteprima questo video, come tanti altri, sul canale. Prima lo vedono gli abbonati, poi viene pubblicato per tutti gli utenti. E poi potreste anche utilizzare nei commenti alcune emoticon esclusive. Non lasciatevi scappare questa occasione. Buona visione con la seconda parte del video. Allora sono curioso di andare avanti perché io, per dire, non mi trovo tanto sul discorso per dire che l'approccio sia giusto, perché questo credo che sia un approccio giusto in via utopica, nel senso che questa è una cosa che funziona, cioè devi metterci, io parlo da informatico, no? Se e solo se non prendi gol, se e solo se non vai in svantaggio, e se lo devo applicare al mondo del calcio mi sembra qualcosa di francamente insostenibile. Ora vi ho cambiato la schermata, se no, volete guardare... Lu, perdonami, io dicevo approccio giusto alla gara, nel senso che la Juve parte molto forte, fa un quarto d'ora iniziale, in generale. Lo abbiamo visto a Firenze, anche per dire, per poi abbandonarlo dopo il gol. L'abbiamo visto, se vogliamo, anche col Cagliari, i primi 10 minuti la Juventus andava in pressione, poi calava, quindi... Verona, Udinese... quest'anno ce ne ho tanti di approccio alla gara giusti della Juve nella testa. E allora la domanda che vi faccio è la seguente: nelle prime 5 partite, Udinese, Bologna, Empoli, Lazio e Sassuolo, quindi compreso Sassuolo, la Juventus crea praticamente 9 XG, sì, tirando 19 volte in porta, segnando 11 gol, quindi andando in overleveling rispetto a quello che è la produzione, e realizzando un gol ogni 1,73 tiri in porta, contro gli avversari che hanno un XG di 4, tirano 21 volte in porta, quindi una Juve che subisce più di quanto va a creare, e gli avversari segnano soltanto 6 gol, però comunque avvalorando il più dell'XG, un gol ogni 4,2 tiri in porta degli avversari, in cui la Juve raccoglie 10 punti. Quindi una Juve che tira e meno di ogni 2 tiri riesce a fare gol. Ed è un dato molto elevato, secondo me. Ora mi piacerebbe fare il confronto anche con le altre squadre, ma secondo me siamo a un ottimo livello di realizzazione. Correggimi se sbaglio, Luca. Giusto? Over performance, sicura. Over performance, dove Chiesa e Vlahovic su 11 gol ne segnano 8. 8. Dopo quella partita... quindi Sassuolo, tra l'altro io e Matt eravamo allo stadio, ci sono state 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partite dove la Juve ha raccolto ben 19 punti, senza mai perdere, lasciando soltanto 2 punti a Bergamo, dove tra l'altro la Juve fa una partita da 0-0, ma dove rischia tanto, infatti è l'XG più alto di tutte nel filotto, perché c'è stata molta imprecisione dell'Atalanta nelle occasioni colossali, dove la Juve crea un XG di 11,5, tira 29 volte in porta, segna soltanto 8 gol, significa una media di 1,14 gol a partita, veramente pochissimo. Dall'altra parte gli avversari hanno un XG di 3,8, segnano soltanto un gol in 11 tiri, con una media di 0,14. Durante questo filotto, correggetemi se sbaglio, vado a memoria, l'unico attaccante che segna un gol è Milik in Juventus-Lecce? Sì. Quindi... completamente ribaltata la statistica, perché Ken non ha mai segnato se non i 2 gol annullati, Chiesa e Vlahovic non hanno fatto gol. 3 gol annullati, ci tengo sul mio pupillo Ken. Il terzo qual è? Uno, non lo ricordo. Uno col Torino. Ah, col Toro, giusto, col Toro, bravissimo, poverino, poveretto Ken, porca vacca. Come si legge questo dato che gli avversari dovrebbero farne 4 e ne fanno 1? Con la Juve che ne deve fare 11, ne fa 8 e fa un gol ogni 4 tiri in porta stavolta, contro invece prima che la Juve ne deve fare 9, ne fa 11, gli avversari ne hanno fatto 4, ne fanno 6, il rendimento dei punti è decisamente differente. Come si legge? Cioè,
è davvero cambiato qualcosa dopo Sassuolo-Juve o è soltanto una questione di fortuna barra sfortuna che non mi sento di aggiungere alla discussione? No, è cambiato, ma io tra l'altro mi rifaccio, scusate se autopubblicizzo tutti in the box, ma questo non lo accetto. Allora la taglieremo questa. Mi rifaccio a un input molto interessante che mi ha dato Luca Bianchin, giornalista di Gazzetta, l'altro giorno. Colui proprio in modo molto spontaneo mi ha parlato di quel Juventus-Manchester, una cosa che un po' questa cosa mi sta facendo riflettere anche un po' da giorni, no? Di quel Juventus-Manchester, dove lui proprio diceva, secondo me in quel momento lì, ve lo ricordate, no? Quando quello che abbiamo Ronaldo. Non abbiamo Ronaldo, più tra l'altro lo stadio, forse il gol più bello di Ronaldo con la maglia della Juve. Lui dice, in quel momento lì la Juventus è la squadra più forte d'Europa, ma va a perdere 2-1 per due gol veramente che sono abbastanza inspiegabili, fa una partita veramente assurda. E lui reputa un po' quella partita lì come il crocevia di questa carriera, se vogliamo, di Allegri, o comunque del momento in cui Allegri sceglie di adottare veramente un calcio che sia conservativo e privo di rischi. Cioè lui dice, lui ha provato, ha visto che facendo il calcio più bello d'Europa comunque vai a perdere 2-1 e lì decide, come dire, di adottare un po' questo, insomma, di fare un passo indietro, cercare di adottare un qualcosa di più conservativo. Perché ho fatto questo mega pippone iniziale? Perché io ho la sensazione che Allegri sia uno che cerchi di fare qualcosa di nuovo, ma poi appena si scotta torna nella cuccia, cioè torna indietro, fa due passi indietro. Cioè, per ogni passo avanti in cui si scotta, in cui magari fa uno scivolone, perché è normale, ragazzi, quando provi delle cose nuove ci sta anche incappare in qualche scivolone, e lui torna indietro. Cioè, non è che insiste, torna indietro, torna sulla sua idea che l'ha fatto passare dal Sassuolo al Cagliari, dal Cagliari al Milan e dal Milan alla Juventus, no? Cioè, torna probabilmente su quelle sue certezze lì e smette un po' di evolversi. Bergomi dice sempre che una squadra è il riflesso del suo allenatore, io sono d'accordissimo, e infatti io parlo di una Juve che ha smesso di migliorare, che ha ottenuto risultati ma che mi dà l'idea di un rifiuto al miglioramento, al progresso, a un qualcosa che cerchi di portare una proposta più convincente in campo, no? Quindi non solamente vinco, ma oggi purtroppo bisogna sempre dire vinco ma. Sì. Purtroppo queste sono le vittorie della Juve. Per arrivare a questi dati qua, per arrivare a rispondere alla tua domanda, non è casualità. La cosa che fa capire tanto è che anche nel pre-Sassuolo gli XG sono a 4, quindi praticamente c'è un dato paritario. Cioè, noi siamo passati nel pre-Sassuolo a un dato di 3.8, giusto, leggo bene, a un dato di 4 pieno nel post Sassuolo, no, viceversa. Però 5 contro 4. 7, eh? 5 partite contro 7. Cioè in 5 partite sì, gli XG... Ci sono due partite in meno. Sì, ci sono due partite in meno. Però appunto quello che voglio dire è che la differenza... Cioè sicuramente tu hai cominciato a rischiare un pochino meno, ma la vera differenza sta nei tiri in porta dell'avversario. Tu passi da un 26 a un 11, con due partite in meno. Da un 21 a un 11, sì. 21, pardon, 11. Ho perso la memoria. Da un 21 a 11 con due partite in meno. Con gli avversari che tirano, che per fare un gol prima ci mettono 4 tiri, ad ora che ce ne mettono 11. Quindi questo fa capire, in questo momento se tu pensi alla Juventus post Sassuolo, che cosa pensi, che cosa dici? Juventus solida. Ma è una scelta, cioè è una scelta di come ti metti in campo ed è una scelta di come tu vai ad impostare la partita. Io sono molto d'accordo sull'osservazione del critico che dice la Juve non ha ancora sbagliato un approccio, perché non ha ancora sbagliato un approccio. È anche strano però, poi dopo, perché io comincio a pensare che sia anche una strategia quella di portare il primo tempo sullo 0-0 e poi attraverso i cambi, attraverso la lettura della partita, che in questo Allegri, secondo me, dà lezioni a tutti, porta a scuola a tutti il modo in cui legge la partita con i cambi, tuttora. Ha avuto qualche difficoltà ad adattarsi alle sostituzioni a 5, ma secondo me fa ancora la differenza in questo. E poi nel secondo tempo tu la sblocchi. Cioè io ho sempre un po' questa sensazione qua, sempre approccio buono, ma poi alla fine fatichi anche un po' ad andare ad affondare il colpo, no? Colpo che poi arriva nel secondo tempo. Fatichi perché passi appunto dal fatto che prima ti serviva meno di due tiri in porta per fare un gol, al fatto che oggi te ne servono praticamente il doppio.
Cioè, e infatti, secondo me, il dato che ti dicevo prima, e cioè che in 7 partite un solo attaccante sia andato però in gol, va a confermare qua, questa cosa. Se tu fammi vedere un attimo i tiri fatti in porta da Juve, no? Tu sei passato questo. Da... Esatto, questo qua è già il post? Questo è il post, esatto, sì. E i primi invece come eravamo messi? I tiri in porta? 19. Esatto. È quello che ti avevo mandato anche in privato, cioè secondo, sì. me non è la lettura, secondo me non è la lettura giusta dire ok, abbiamo fatto 10 tiri in più, facciamo meno gol, anzi secondo me è un dato negativo nel dire la Juventus magari crea anche quel qualcosina in più, ma poi magari anche meno cinica poi nel realizzarlo, no? Per cui cioè, secondo me, tra l'altro scusate se vi sto prendendo tempo, ho finito. Rubo anche una frase che ho sentito ieri sera a Cronache, sì. Purtroppo non mi ricordo il nome dell'ospite perché è uno statistico, ahimè, altrimenti lo citerei volentieri, dove lui dice, è un po' un falso mito quello che dice che la Juventus crea poco, fa la differenza, sta molto nel controllo del possesso, e la Juventus ti dà l'idea comunque di arrivare alle occasioni da gol in modo un po' casuale, cioè in modo un po' estemporaneo, non attraverso un qualcosa che continua, che martella, e alla fine arriva al gol, no? Ma il fatto che la Juventus crei poco a livello puramente statistico, puramente numerico, è un falso mito, è un po' un errore. È il modo in cui ci arrivi che fa ancora storcere il naso e che non convince. Sì, perché non ci arriva in maniera pulita, cioè il fatto che prima segnava ogni meno di 2 gol è perché magari l'attaccante che recupera palla col pressing alto, come mi viene in mente il primo gol di quest'anno, recuperiamo palla, siamo già lì, arrivi a concludere dritto, Chiesa fa gol dritto sulla rete, invece magari adesso per arrivare al tiro devi saltare 2 uomini e poi magari sì, tiri in porta, però tiri in porta centrale, basso al portiere che non prende mai gol in quel modo, quindi è la qualità secondo me di come arrivi a concludere. Vi lascio la parola. Infatti guarda qua, scusami Luca, qua secondo me siamo arrivati a un punto di voto interessante. Perché noi cosa dicevamo prima della Juventus nel pressassuolo? Dicevamo questa Juventus non può prescindere dal pressing alto, tant'è che tanti dei gol arrivati nella prima parte di stagione sono nati dal, sì. pressing alto. Penso, sì. al primissimo gol che apre la stagione, esatto. poi di Chiesa, esatto. che tu la recuperi andando in avanti, no? E noi dicevamo questa Juventus fa fatica a creare gioco, fa fatica a creare una mole di occasioni, per cui crea effettivamente le sue occasioni più importanti quando recupera la palla là. Sull'errore dell'altro. Allora, esatto, sì, ma perché comunque in doppio. Glielo vai a creare, certo. Eri anche bravo tu nell'andare, certo. a creare, no? E mi ricordo anche a Sassuolo i primi 5 minuti dove ci sei tu che mi tocchi la spalla e mi dici cazzo che bello quando andiamo in avanti così, quando andiamo a correre in avanti così mi carico, mi gaso. Sì, a me piace. Quindi cos'è successo nel post-Sassuolo? Nel post-Sassuolo è successo che tu hai smesso o comunque hai ridotto questo pressing in avanti e di conseguenza si sono ridotte anche si è ridotta anche la mole di occasioni che hai creato, ma perché questa Juve non è capace di farlo. Lo fa quando recupera palla là in avanti. Luke? Allora, interessantissimo. Mi ricollego perché secondo me è interessante quello che dicevate proprio perché è una conseguenza, no? Cioè Allegri, dobbiamo un attimo metterci nella testa di Allegri. Ogni volta nella Juventus si fa, nella community Juventus, si fa fatica a parlare perché... pretendiamo di trasformare la testa di Allegri. Per analizzarlo al meglio ci dobbiamo avere consapevolezza di quello che lui vuole. Allora, quello che dicevate voi con il pressing alto, facevo un ragionamento. Guardiamo, sì. le prime 5 partite, no? Come la Juventus prende gol? Poi ho anche una riflessione sugli expected goal delle prime 5. La Juventus prende gol, per esempio, gol della Lazio, un recupero su una costruzione al basso sbagliata. Col Sassuolo prende uguale un gol con costruzione al basso sbagliata. Con il Bologna prende gol in transizione. Quindi sono gol che a un allenatore come Allegri non sopporta. Sono gol che non accetta. Certo. E quindi che cosa fa di conseguenza? Dice ok, io piuttosto che prendere gol in transizione, io abbasso il baricentro di 20 metri e poi riparto. Non ti vengo a prendere subito alto, ma sfrutto le mie potenze. Tant'è che poi le prime 2 giornate Kostic praticamente era fuori rosa. Sì. Poi però con questa idea di calcio qui ti torna utile. Perché allora devi andare ad attaccare uno spazio in sgroppata e allora secondo me
Questa è la riflessione che ha fatto. L'altra riflessione che faccio è che io, guardando i dati, sono molto più allineato con i dati post Sassuolo. Poi facciamo un ragionamento. Chi ce l'hanno questi expected goal? Chi li fanno? Chi li fa questi tiri in porta? Perché molti magari sono anche calci piazzati. E allora quello è il problema. Sì. La Juventus, secondo me, in questa stagione qua, perde tanto a centrocampo, ragazzi. Arriva poco alla conclusione a centrocampo. Più che degli attaccanti, che secondo me il ragionamento che fa Luca è perfetto. È ovvio che tu hai, quando recuperi palla in avanti, hai meno sforzo e hai più vicinanza alla porta, no? Per andare a colpire. Però il supporto dei centrocampisti in questa Juventus qui è, mi sembra, molto più di manovra per allargare il gioco che poi effettivamente di incursione e di accompagnamento. Quindi secondo me questo può essere il problema, ma quello che volevo sottolineare è che i numeri mi tornano molto di più nel post Sassuolo. È molto più normale che tu faccia un gol ogni 4 tiri in porta, certo, un gol ogni 2. E sulla riflessione finale degli expected goal, ne avevamo parlato lui anche in privato, gli expected goal così calcolano anche i calci di rigore, certo. Quindi noi, se non vado errato, dobbiamo calcolare anche che quegli expected goal nei prime 5 giornate sono anche condizionati dal rigore con la Lazio, rigore con l'Empoli anche se lo sbaglia, ma quello comunque conta come expected goal. Assolutamente. E quindi, niente, così è una riflessione, ma importante, perché invece credo che nelle 7 successive non abbiano tirato calci di rigore la Juventus, se non sbaglio. No. Se non vado errato. Quindi anche in questo senso qui, per me gli expected goal più o meno restano in linea e mi torna anche questa poca conversione. Mettiamoci anche che la Juventus ha un problema rispetto a magari l'Inter, proprio per avvicinarci, non ha un giocatore tipo Lautaro che tira tantissime volte in porta. La Juve ha pochi giocatori che si prendono quella responsabilità. Da sempre, statisticamente parlando, io ogni volta che finisce una giornata di Serie A vado a vedermi i dati, no, dei singoli giocatori. Lautaro, Osimhen, sono sempre primo o secondo. Sono quelli che fanno loro. Trovi Leao magari. Cioè, quel giocatore che continua a tirare anche se, quel discorso che facevamo, diciamo, anche di posizione, no, Luke? Ti ritrovi più distante ma ci provi. Esatto. Juventus, se vuoi, pecca anche un po' in quello, nel leader tecnico che prende, come era magari un Dybala di turno, che non è che gli interessasse tanto dove si trovava, prendeva e tirava. La Juventus tende a scaricare responsabilità. Ma infatti sul centrocampo io la leggo così, cioè la Juve gioca con un centrocampo a 3 quest'anno, sempre, praticamente sempre, ma Miretti, faccio l'esempio di Miretti perché è quello che lo rappresenta di più, non è mai un centrocampista, era ancora più evidente all'inizio. Mi viene in mente proprio Juve Udinese, che per me è lo standard di quello che dovrebbe davvero fare questa Juve per massimizzare. Dovrebbe unire la compattezza delle ultime partite a quella roba lì, perché la Juve è efficace, perché Miretti si alza sempre o sulla mezzala avversaria o sull'esterno o sul centrale, se a 3 insieme a Chiesa e Vlahovic, faccio l'esempio di Udine, e vanno a recuperare la palla giocando uomo su uomo in pressione. Quindi Miretti non fa il centrocampista. Cioè fa esattamente quello che fanno Chiesa e Vlahovic. Bravissimo, anzi vi porto un'altra riflessione che me l'hai fatta venire in mente. Bravissimo, perché questo è un tema. La Juventus non pressa più così, ma alza la mezzala e gli fa fare tutto quel tragitto. E è una cosa che insegnano, diciamo... Quella è abbastanza standard, come consegna. Teorica, tu... Sì. Sei molto meno efficace perché il tuo giocatore banalmente deve fare più strada per arrivare. Esatto, no, ma infatti credo che il dato della conversione minore sia anche su quello lì, proprio perché tu recuperi la palla più indietro rispetto a quanto facevi nelle prime giornate. E l'unica riflessione che mi sento di fare, perché a me torna il ragionamento che fai te, cioè Allegri dà fastidio prendere dei gol così, però mi viene in mente il gol di Luis Alberto o l'autogol di Gatti o l'errore di Szczęsny. Quelli sono 3 tipologie su 7, la Juve ha preso solo 7 gol, di gol che puoi prendere comunque, e mi viene in mente il gol dell'altra sera di Dossena, perché il gol dell'altra sera di Dossena, la Juve secondo me lì si rilassa perché non ha più quella pressione del devo difendere l'unico gol di vantaggio. Dossena salta in mezzo a 3, tant'è che poi se non becca il palo nella seconda occasione la Juve non porta nemmeno a casa i 3 punti in quell'occasione lì. Quindi è proprio, a me viene da vedere sul discorso di stimolo nervoso, che la Juventus sia proprio
concentrata nel non prendere gol più che nel farlo. E secondo me il gol di Dossena nasce proprio dall'idea del vabbè, tanto sono avanti di due, questa volta sono avanti di due, e i salti in mezzo a tre di quei due difensori, quello lì secondo me è stato clamoroso. Sono d'accordo, cioè è una linea sottile quella che separa la Juve dal prendere dei gol banali e che magari ad Allegri fanno impazzire, e credo che lui proprio hai centrato il punto, tenda a sacrificare maggiormente la produzione, ma perché? Perché poi lui, ma anche nei dati, no? Magari anche nei dati, perché comunque ha dei match analyst di tutto rispetto. Certo, beh, quindi dice, ok, ragazzi, produciamo come prima, l'abbiamo visto, anche senza rigori, tra l'altro, quindi sarebbe da andare a vedere gli expected goal senza rigori, ma più o meno saremo in linea, in un modo o in un altro. E a un allenatore che ti dice la semplicità del calcio, o comunque il conta fare un gol in più dell'avversario, lui quando anche vede quei dati lì, dice va bene, ho migliorato la difesa e lì rimane uguale. Poi però c'è il discorso, se prendi gol e la produzione deve essere differente, quello è una risposta che vedremo. E allora analizziamo il proseguo, ma nel video di domani, perché Luca ha tirato fuori un dato molto interessante e che secondo me si legge anche nel fatto che, banalmente, la Juve ha fatto più punti post Sassuolo, con una proposta differente, se vogliamo anche più antica rispetto a prima, e allora nel video di domani analizziamo questo contesto che secondo me è un pochino all'opposto, quindi io vi lascio comunque i contatti di Matte e di Luca qui sotto in descrizione, fate un salto nei loro canali e poi tornate qua domani alla stessa ora per il secondo video. Ciao ragazzi, a domani, ciao.